Io ho proposto questa formula. L'energia cerchiamo di intenderla anche come il contenuto della nostra intelligenza all'ennesima potenza, rispetto alla formula di Einstein, ovviamente. Avrei finito con queste piccole considerazioni sull'efficienza e passerei al secondo tema, la felicità. Ovviamente qua mi gioco molto del discorso, perché è un discorso pericolosissimo, ma il mio vuole essere solamente un piccolo approccio. Non direi semplicistico, semplice, speriamo. La felicità la possiamo intendere come un evento esterno o come uno stato nostro, biochimico interno. Ma io quando sono felice? Quando trovo una bella ragazza? Quando prendo tanti soldi alla fine del mese? O sono felice per uno stato interiore? Sarebbe meglio il secondo caso, non so se siete d'accordo. Perché il primo caso può accadermi o no, il secondo, se me lo induco, mi rimane tutti i giorni. Ed è proprio una condizione metabolica, fisiologica e biochimica che mi permetterà anche di affrontare le cose più brutte della mia vita cercando di essere felice. E allora vi propongo un'altra sfida, una sfida che parla di endorfine, quindi di sostanze nostre interne, no? A sinistra c'è il primo pugile, serotonina 5HT contro l'adrenalina. La prima si chiama il buon umore, la seconda si chiama combatte o fuggi, o anche eroismo. Avete voglia se insieme andiamo a vedere tre cosette di queste cose? Okay. Al primo segno di noia si alza la mano, mi raccomando, inizia. Copio incollo da testi sacri, no? Traducendo molte volte anche malamente. Nel sistema nervoso centrale la serotonina svolge un ruolo importante nella regolazione dell'umore, del sonno, della temperatura corporea, della sessualità e dell'appetito. La serotonina è coinvolta in numerosi disturbi neuropsichiatrici come l'emicrania, il disturbo bipolare, la depressione e l'ansia. Attenzione, eh? Alcune sostanze stupefacenti, quali le anfetamine e l'ecstasy, agiscono su questo neurotrasmettitore. Cosa vi fanno? Impediscono che il nostro corpo lo assorba rapidamente e noi diventiamo euforici e stiamo bene. Cavoli, ma mi hanno preso in giro anche a me, io non mi sono mai fatto, non avevo mai fumato neanche un tiro di marijuana, ma hanno preso in giro anche i drogati. In realtà non è la droga che gli fa qualcosa, ma fa semplicemente permanere qualche cosa che il nostro corpo aveva già, l'aveva già prodotto. Un'altra bella presa in giro, è peggio che il petrolio questa cosa qua. E per finire, un'affermazione globale, la serotonina è nota come l'ormone del buon umore e io credo, non so se voi siete d'accordo, che essere di buon umore è un buon approccio per essere felici, anche se ci capita qualcosa di non proprio simpatico. Adesso andiamo a vedere l'altro pugile, vediamo cosa scrivono dell'altro pugile. Prendo fiato un attimo, scusate. Steve Maxwell, Westchester State University di Philadelphia, non è un uomo sedentario, ma bensì è considerato il più grande maestro di jiu-jitsu brasiliano. Non so che sposti, deve essere una cosa tremenda. Ho visto la foto dei suoi muscoli, mi sono spaventato. Ed è insegnante, appunto, proprio all'Università di Filadelfia. I principali motivi per non fare esercizi aerobici. Aia. Cosa succede? Stress ossidativo, tradotto malissimo, traduzione mia, colpe mia, che causa la rottura dei tessuti e predispone al cancro e agli attacchi di cuore. Miseria. Elevata produzione di cortisolo, che causa la rottura dei tessuti ed incrementa l'accumulo e il deposito dei grassi. Ma come? Ma io faccio ginnastica per dimagrire. Non è che voglio ritrovarmi poi alla mia età. Ho fatto molta ginnastica. Un basso contenuto di testosterone. Per i maschi l'aerobica è una forma di castrazione chimica, i bassi livelli la facciano solo le femmine, quindi ecco. I bassi livelli di testosterone si associano con l'abbassamento della libido, depressione, ansia, incremento di nuovo del grasso nel corpo e decremento di tessuto muscolare. Questo contribuisce allo spreco muscolare, attenzione, spreco muscolare, non costruzione muscolare, e abbassa il ritmo del metabolismo basale, che è l'unica cosa che quando è alta mi tiene a posto il peso. Abbiamo quasi finito, ne hanno detti di tutti i colori contro l'altro pugile.
L'esercizio aerobico rende le persone affamate, non è bello. Proporre una bicicletta agli stati dell'Africa forse bisognerebbe pensarci su bene, dato che muoiono di fame. L'adrenalina, attenzione, ecco, il testo sacro, è l'ormone del combattere o fuggire. Un eccesso di adrenalina crea dipendenza e le persone che vanno regolarmente per fare la carica con la corsa finiscono con l'adrenal burnout, la bruciatura dell'adrenalina rapida, cioè fatica cronica e depressione. Secondo voi, prima di andare avanti, tra i due pugili, chi è che ci può favorire lo stato di felicità? Quello che spero tutti siate d'accordo, ci augureremo di avere. Forse l'adrenalina, forse no, la serotonina. L'adrenalina non sembra che ci possa mettere in delle condizioni. Ed effettivamente noi veniamo da una storia dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri avi fatta di fatiche e sofferenza. Siete morti? No. Troppa adrenalina. Troppa adrenalina. Ho prodotto del dolore. Volevo anche adesso parlarvi un attimino dei DOMS. Delayed Onset Muscle Soreness. Dolori muscolari ad insorgenza ritardata. Se ne parla mai. Si comincia in realtà a parlarne più o meno all'inizio del Novecento. Gli ultimi studi promossi dal governo, dai due governi Clinton, ne tracciano profili preoccupanti. Sembrerebbe che ogni cosa che noi facciamo, ogni movimento che noi facciamo, ovviamente, produca comunque, in questo stato fisico di cui noi viviamo, delle rotture delle miofibrille. Quindi i DOMS non sono assolutamente imputati, e sapete cosa sono? Sono, e qui devo mettere un verbo che non mi piace tanto, ma lo uso. Supponiamo che non siamo allenati, ok? E andiamo a fare una cosa che non abbiamo mai fatto, il San Marco in bicicletta, per esempio. Due giorni dopo, ha fatto il San Marco lei, più volte. Bene. Due giorni dopo, un giorno dopo, tre giorni dopo, mi sveglio la mattina e sto male. È successo a tutti, credo. C'è qualcuno a cui non è successo? Ok, è successo a tutti. E mi dura 7 giorni sta cosa. Cioè, per 7 giorni davanti a sto male. Effettivamente, cos'è successo? È successo che in particolar modo, andando a stressare i miei muscoli in maniera esagerata, andando nel workout, io li ho rotti, li ho spezzati. E il mio corpo deve stare 7 giorni in uno stato infiammatorio tremendo per ricostruirli. Ma io sono un eroe. No, non sono un eroe. Sono uno che voleva andare a vedere un bel panorama del San Marco. E purtroppo mi sono fatto male. Secondo voi queste due cose sono abbastanza corrette a livello logico? Cioè a sinistra, dopo tutto quello che ho detto, c'è dolore uguale a distruzione cellulare uguale a stress metabolico. C'è qualcuno che è contrario? A destra metto beneficio uguale a costruzione cellulare uguale a felicità metabolica. Ossia quella cosa che mi predispone anche alla felicità psicologica. E ho finito anche con la felicità. Me la sono passata abbastanza bene, me la sono cavata.